gli unici mezzi che possono aiutare questo tipo di servizi sono proprio le barche, ma le barche non arrivano ovunque, sia per le dimensioni dei canali ma anche per le dimensioni dei loro ponti. Quindi questo cosa vuol dire? Che molte lavorazioni ad oggi sono ancora manuali. Cosa vuol dire un'attività manuale? Non solo quella della raccolta, come sicuramente avete fatto delle riprese voi, con gli operatori che a piedi, con dei carretti, suonano alla porta e conferiscono il rifiuto all'interno del loro carro, ma anche la pulizia a terra, che non viene con mezzi meccanizzati, ma viene fatta una pulizia completamente a mano con la ramazza, 6 giorni alla settimana. È chiaro che questo tipo di attività, che è molto più certosina perché comunque è l'uomo che direttamente interviene laddove è sporco, porta anche un sovraccarico di costi, sia per sopperire sempre nella quotidianità, nella giornata, la pulizia della città, sia anche per la metodologia di trasporto. Questi costi sono stati stimati circa in 31 milioni, rapportati su questa superficie che è la città e il centro storico con un'altra città della terraferma. Dopo la metà di... Ciao, buona giornata! Sì, questo è un sistema virtuoso che deve contagiare chiunque. Il vetro rotto porta a rompere altri vetri, questa è una tecnica che è già stata dimostrata. Spero che all'inverso una città pulita porti a chi frequenta questa città a comportarsi con la stessa sensibilità. Quindi certo che sia eco, perché i servizi non mancano. 1470 cestini, lo ripeto ogni giorno, che sono rivolti a chiunque, soprattutto i fruitori giornalieri della città, con un ricambio appunto dei sacchetti dalle 2 alle 7 volte al giorno. E per quanto riguarda i residenti, un conferimento che prima non c'era di queste dimensioni, che dà sicuramente uno standard qualitativo superiore. Venice is a beautiful city, so it makes sense to pay 10 euro just to stay here. There are no cars, you have so much advantages, so I think 10 euro plus is fine. Che dovrebbero pagare qualcosa mi sembra giusto, perché non 10 euro. Ma se pagherebbero un paio di euro, 1,50 euro, sarebbe una cosa, anche perché vieni qua, la sporchizia la fai, carta, roba varia, quindi è un servizio che credo che sia giusto. La situazione attuale è che il 70% dei turisti che vengono a Venezia non dormono a Venezia, vengono qui dalla mattina alla sera e contribuiscono al fatturato turistico della città, quindi alla ricchezza della città, solo per il 30%. Sostanzialmente, detta alla grossa, costano di più alla città rispetto a quanto portano. È giusto che in qualche maniera lascino qualcosa in maniera tale che rimborsino la città del loro peso.